Si sono isolati e non possono continuare ad essere rappresentanti ufficiali delle istituzioni. Alessandra Bencini, Laura Bignami, Monica Casaletto, Maria Mussini e Maurizio Romani sono fuori dal Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo dal suo blog formalizza la rottura con i 5 senatori grillini e queste potrebbero non essere le uniche defezioni in arrivo per il movimento fondato dal comico genovese. Intanto il Parlamento continua a lavorare alla nuova legge elettorale che slitta a lunedì da parte sua al Quirinale. Con una nota fa sapere che mentre sono in corso discussioni e votazioni è fuorviante chiedere al capo dello Stato di intervenire sulla materia. Oggi intanto la discussione andrà avanti fino alle 24 per poi riprendere la settimana prossima. A decidere la conferenza dei capigruppo di Montecitorio a maggioranza con il parere contrario del PD. Oggi l'Aula ha approvato l'emendamento Salva Forza Sud, ossia un'eventuale formazione collegata a Forza Italia che si presenterebbe solo in alcune regioni del Mezzogiorno, mentre c'è stallo sull'emendamento riguardante le quote rosa, su cui le forze di maggioranza non riescono a trovare l'accordo. Sul fronte del governo, battesimo del fuoco per Matteo Renzi, volato a Bruxelles per il vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea dedicato alla crisi ucraina. Per il nostro presidente la giornata non finirà lì perché questa sera a Roma è previsto un altro vertice fra il segretario di Stato americano John Kerry e il presidente Renzi insieme al ministro degli esteri Mogherini.